Buongiorno a tutti, oggi preparo due torte salate per Pasqua, uno con la bietola e l'altra con i carciofi. Mi occorrono bietola, carciofi, uova, ricotta, sale, olio, acqua, pepe, prezzemolo e un chilo di farina. Iniziamo con far appassire la bietola e adesso metti il sale. D'olio, e questa la metto sul fuoco, la copro e con la sua acqua si cuoce. Ora preparo i carciofi che precedentemente ho pulito e sbollentato. Li faccio a pezzetti piccoli. Metto il prezzemolo, il sale, e l'olio. Ora li vado a saltare un poco. Dopo cotti, li lascio raffreddare. Ora preparo l'impasto. Mettiamo 250 ml di olio, il sale, e acqua. Quanto la farina se ne prende. Ora impastiamo bene. L'impasto non deve venire duro, ma morbido, così. Lo lascio riposare per mezz'ora. Una volta raffreddati, inizio a preparare i ripieni. Questa è la bietola, che era un chilo da cruda. Ora metto 250 g di ricotta. Un po' di pepe. E un uovo. Questo è pronto. Ora preparo i carciofi. Sempre un uovo. E 250 g di ricotta.
I ripieni sono preparati, ora mi filo la pasta. Facciamo 8 pezzetti. Ogni pezzetto deve pesare 200 grammi. Passiamo l'olio in una teglia di 28 cm di diametro. Inizio a filare il primo disco di pasta. Dopo averlo filato sottilissimo, 2 mm, lo posiziono nella teglia e faccio il primo strato e passo l'olio sopra. Ora faccio il secondo strato. E vado a posizionare sopra il secondo strato. Con la forchetta faccio dei buchi. Metto il primo ripieno di bietola e ricotta. Mi vado a fare 5 buchi. Per ogni buco metto l'uovo. Prepariamo i due strati superiori. Ho bucherellato prima e unto prima, se no premerò sulle uova. Vado a preparare l'altro strato. Spennello un altro poco sopra. Intanto inforno questa che è finita a 200 gradi in forno caldo e preparo l'altra con i carciofi allo stesso modo. Pronta anche questo con i carciofi e la in forno. Dopo un'ora di cottura ciascuna, eccoli pronti. Ora la vado a tagliare. Da gustare
Grazie per la visione.